per loro la possibilità, per uno dei due ovviamente, la possibilità non solo di conquistare il titolo di vice campione, ma la possibilità di poter accedere direttamente alle Grand Prix Series 1998 con il nostro Armando Castagna. Allora, Zolli Adorian, abbiamo già detto più volte, due volte campione continentale, pensate, ha vinto 12 titoli in patria. Tomasz Topinka, protagonista del campionato professionistico inglese, è ormai il pilota cecoslovacco più affermato in campo internazionale. Allora, Adorian, Topinka e Badorian. Problemi per Topinka, che era scattato al comando. Zolli Adorian al comando. All'inseguimento Topinka. Adorian e Topinka all'inseguimento. E tenta da tutto per tutto Thomas. E Zolli al comando. Zolli al comando. Topinka all'inseguimento. E si sta avverando un sogno per la coppia più bella dello Speedway. Zolli Adorian e Armando Castagna. Un giro al termine. One lap to go. Un giro al termine. Adorian al comando, lo attacca Topinka. Siamo all'ultima curva, il vice campione continentale, e non ne sappiamo, aspettiamo le decisioni del giudice arbitro, vice campione continentale, Zolli Adorian non si rende ancora conto di quello che ha fatto, è Zolli Adorian, eccolo qua, Zolli Adorian, vice campione continentale, non lo sa ancora, Zolli Adorian. Signori e signori, Zolli Adorian, Armando Castagna in paradiso. La coppia più bella dello Speedway, Armando Castagna, Zoltán Adorian. Sicuramente qualche lacrima sul volto di Zolli. Allora non scappate, subito daremo il via alle premiazioni. Invitiamo le persone che abbiamo chiamato prima, il sindaco di Lonigo, il perito agrario, il signor Boschetto Giuseppe, il presidente del consorzio regionale Veneto, la signora Lia, del consiglio, scusate, regionale Veneto, la signora Lia Sartori, Giancarlo Omenetto, direttore di gara, l'ingegnere Vittorio Alfieri, Renzo Giannini, il dottor Umberto Nicolai, presidente del CONI provinciale, l'assessore allo sport del comune di Pozzolo, di Lonigo, l'ingegnere Bapaolo, nonché Zibi Boniek, che dovranno presiedere alle operazioni di premiazione.